edizione di Stadio News in studio Benedetto Giardina. Per la primavera del Palermo è arrivato il grande giorno, soltanto 80 minuti dividono i giovani rosanero dalla storia. Allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio, la squadra di Giovanni Bosi si giocherà la Viareggio Cup contro la Juventus dell'ex rosa Fabio Grosso, la favola rosanero contro la storia bianconera. Il Palermo è alla prima finale nella competizione giovanile, mentre i bianconeri sognano il nono successo a Viareggio e di poter raggiungere il Milan in vetta all'Albo d'Oro. Calcio d'inizio alle ore 15, diretta su Rai Sport 1. Dario Baccin, responsabile del settore giovanile del Palermo, ha espresso la propria soddisfazione per i risultati della primavera. «C'è grande soddisfazione ed entusiasmo», dice Baccin. «Se penso che due anni fa abbiamo mancato la finale per un rigore sbagliato contro una squadra che aveva tre giocatori che oggi sono in Champions e se è riusciti a battere l'Inter è un grandissimo traguardo. Per una società media come il Palermo, il settore giovanile può diventare un valore aggiunto in un momento di crisi economica. Avere ragazzi italiani in grado di imporsi nel calcio che conta è una grande risorsa. Costo zero». Prosegue la marcia d'avvicinamento del Palermo verso la sfida contro il Chievo, in programma domenica 3 aprile alle ore 15 allo stadio Bentegodi. Il rosanero di Walter Novellino sosterranno quest'oggi una doppia seduta d'allenamento al tenente onorato di Bocca di Falco. A partire da domani, squadra in ritiro a Verona. È terminato questa notte il programma degli impegni con le nazionali per i giocatori del Palermo. Vittoria per la Bulgaria di Ciocef in amichevole contro la Macedonia col centrocampista rosanero, autore dell'assist decisivo per il 2-0 bulgaro. Pari casalingo per la Svezia contro la Repubblica Ceca con Ilemark subentrato all'intervallo. Restano in panchina infine Lazar nella vittoria del Marocco su Capoverde e Gonzales in Costa Rica-Giamaica. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.